accrescere le conoscenze e le competenze attraverso percorsi formativi che siano utili ad un'adeguata cultura sportiva. Muovono in questo senso gli incontri previsti nell'ambito dell'affiliazione dell'Olimpia Cedas Sulmona con il Milan Academy. In città è giunto nuovamente il responsabile della scuola di formazione della AC Milan, Marco Peverieri, che al campo sportivo della Polizia Penitenziaria e al Palasport dell'Incoronata ha partecipato agli allenamenti del settore giovanile della scuola calcio. L'allenamento è difficile, questo esercizio è difficile, lo facciamo solamente con i grandi, però visto che voi siete bravissimi, proviamo a farlo con voi, quindi bisogna stare attenti. Perché è un allenamento che si fa per i grandi, noi proviamo a farlo con loro, ok? Va bene? Cerchiamo di partire da cose semplici, ma soprattutto cerchiamo di essere più efficaci possibili verso gli allenatori, non verso i bambini. A noi interessa che gli allenatori imparino il più possibile per poi, quando noi andiamo via da qui, da Sulmona o da altre parti, loro possano continuare, diciamo, quell'approccio metodologico che abbiamo iniziato a costruire insieme. L'obiettivo è quello di illustrare il metodo integrato Milan. Significa integrare tutte le aree, l'area tecnica, l'area fisica e l'area relazionale. Esercizi dove ci siano queste aree che lavorino insieme e non dividere l'allenamento in più aree con diversi momenti. Questo, diciamo, è un po' grossolanamente il succo del metodo. La cosa che ci tengo di più a dire è che se noi ci alleniamo in un modo, giochiamo in un modo. Se noi ci alleniamo in un altro, giochiamo in un altro. Quindi, secondo me, il calcio è un gioco di situazione dove c'è un contatto, dove c'è velocità, dove ci sono tanti giocatori in campo, ci sono i compagni, gli avversari. Ecco, l'allenamento deve essere più vicino a questa cosa, il più possibile. L'incontro con Marco Peverieri è stato il secondo in assoluto dopo quello del 15 novembre scorso. Questo è un progetto che è triennale, quindi a lunga gittata, a lunga durata, e al quale noi abbiamo aderito con grossi sacrifici, però siamo contenti perché già adesso devo dire che stiamo raccogliendo i primi frutti. I nostri tecnici, tutti quanti, i nostri 18 tecnici hanno già preso parte ad un primo corso di formazione a Roma che si è svolto nei mesi scorsi, nelle 3 giornate che hanno fatto. Ecco, l'obiettivo è quello di migliorare ovviamente la qualità dei tecnici per avere una formazione sempre maggiore, per dare un insegnamento sempre adeguato ai ragazzi. Questo possiamo dire è l'obiettivo prioritario di queste affiliazioni. Sì, senza dubbio. Nell'accordo con il Milan, quando siamo stati a casa Milan, la prima cosa che abbiamo tenuto a dire è stato questo: a noi non ci interessava acquistare kit che avrebbero avuto funzione di specchietto delle allodole per le famiglie, per i genitori, tant'è che i ragazzi nostri non indossano il kit del Milan ma hanno quello dell'Olimpia Cedas. Ci siamo limitati solo all'acquisto di un kit base da gara, una maglietta, un pantaloncino, una calza, ma quello che ci interessava del progetto era la formazione dei tecnici, perché noi come società facciamo grossi sacrifici e spendiamo tanti soldi per formare i nostri tecnici, perché solo attraverso la formazione dei tecnici riusciamo a dare ai nostri bambini, a tutti i bambini del territorio che fanno parte della nostra scuola calcio, una qualità maggiore. L'unico obiettivo era questo, no? La formazione dei bambini, perché per i bambini il calcio resta una passione ed un gioco ed un divertimento, e tale deve restare, dando la possibilità a coloro che ne hanno le capacità, i requisiti, la voglia e quant'altro, l'opportunità di fare esperienze in società più organizzate delle nostre, professionistiche. Questo è il nostro unico obiettivo. Il Milan Academy, nel discorso di crescita e sviluppo, intende coinvolgere tutte le figure facenti parte dell'organizzazione sportiva, non solo i dirigenti e i tecnici, ma anche i genitori che Peverieri ha incontrato nei locali del centro pastorale diocesano. Vogliamo che i genitori siano formati, nel senso capiscano cosa stiamo facendo. Secondo noi un genitore che è interessato al nostro lavoro, al lavoro del proprio figlio, e capisca cosa andiamo a fare sul campo, diventa un valore aggiunto, perché abbiamo dei genitori che magari sono qui in questo mondo e magari non è il mondo dei grandi, non è la Serie A, non sono adulti, quindi è sempre calcio ma va gestito in tutt'altra maniera. Quindi secondo me genitori
consapevoli di quello che noi facciamo diventano un aiuto e una risorsa. Genitori che invece li teniamo fuori e non spieghiamo loro quali sono gli obiettivi, il metodo che usiamo, sicuramente potremmo creare dei conflitti tra noi, il bambino e loro. Il progetto concluderà il primo anno con la partecipazione al Milan Cup, l'evento riservato a tutte le società affiliate con il club rossonero, in programma nel mese di giugno al Centro Sportivo Vismar.